Sta per andare in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Gentili ascoltatori, buonasera. 22.04 in studio Massimo Bonella, Radio Science TV, in collaborazione sempre con Pianeta Oggi, All News di Venezia, per una trasmissione speciale dedicata all'antimafia. Come sapete, la settimana scorsa c'è stata la ricorrenza del 26° anniversario della strage di Via D'Amelio. Partiremo con un programma che, come sapete, si chiama Pianeta Oggi, eventi nel mondo, che dovrà andare in onda alle 19, poi per motivi tecnici l'abbiamo spostato alle ore 22 e l'abbiamo fatto diventare una trasmissione speciale che andrà poi in onda anche nello spazio di Osservatorio Antimafia, cioè vale dire domani sera sempre alla stessa ora. Prima di partire con l'ospite, che lo avremo tra pochi istanti, vi do subito un aggiornamento per quanto riguarda i terribili incendi in Grecia, che praticamente si aggrava il bilancio. Le autorità indicano 74 morti e oltre 550 feriti, tra cui 16 bambini gravi, ma il sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, teme più di 100 vittime. Su questa notizia ritorneremo al termine dopo il nostro approfondimento. Adesso un attimo che ci mettiamo in collegamento con Palermo. Dovremmo avere Mauro Faso, conduttore del programma L'altro parlante, un programma radiofonico che va in onda su un'emittente di Palermo, ma dopo ve lo presentiamo meglio. Il tempo di creare il collegamento, solo un attimo, dovremmo essere collegati sempre se qui prova a parlare. Ci sentiamo, Mauro? Sì, ciao Massimo, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori, ti sento perfettamente. Ecco, perfetto, perché abbiamo avuto un attimo un problema tecnico con il telefono. Allora, dicevo, sono le 22.06, questa è una trasmissione speciale su antimafia, sulla legalità. Ricordavo che c'è stato appena il 26° anniversario della strage di Via D'Amelio. In collegamento telefonico abbiamo Mauro Faso, molto attivo nel sociale, collaboratore di una importante emittente radiofonica a Palermo, Radio In, con il programma L'altro parlante. Ecco, innanzitutto, Mauro, ci puoi spiegare in cosa consiste questo tuo programma che fai alla radio? Certo Massimo, con piacere, grazie anche dell'opportunità che mi date. L'altro parlante è un programma che nasce per il territorio, ma in particolare affronta i problemi che poi viviamo ogni giorno nei settori più disparati. Andiamo dalle associazioni, intanto, quindi partiamo da un'accezione positiva: le associazioni sul territorio. L'Italia è un paese meraviglioso dal punto di vista del volontariato, abbiamo un numero di volontari elevatissimo nella nostra nazione, nonostante ci sia purtroppo in questi tempi in misura maggiore una errata percezione di abbandono che il cittadino vive dalla parte delle istituzioni o anche semplicemente dalla parte della comunità. Nonostante questa errata percezione, abbiamo comunque un numero elevato di volontari. Qui in Sicilia ce ne sono davvero tantissimi e quindi cerchiamo di dar voce alle associazioni che davvero no profit operano sul territorio, per il territorio. E poi c'è una rubrica che si occupa di sensibilizzazione ai temi sulla legalità, ai temi per la legalità. E
quindi abbiamo proprio di recente concluso un ciclo molto appassionante, devo dire, di 3 mesi, in cui abbiamo raccontato attraverso la voce diretta delle vittime il fenomeno del racket e delle estorsioni. Allora, far conoscere, far dar voce a chi ha vissuto esperienze forti come queste, esperienze traumatiche, vorrei dire, dar voce e creare contatto tra la gente, creare relazione, quella famosa relazione di cui tanto si parla in questi anni, va molto di moda la relazione di cura, e allora dobbiamo anche dare poi un senso alla relazione di cura, curarci l'uno dell'altro. Dar voce per un programma radiofonico significa assolvere la sua funzione sociale, questo è quello che cerchiamo di fare qui a Palermo nel nostro piccolo, ma non solo attraverso la voce delle vittime di estorsione. Abbiamo da 2 anni un ciclo che si occupa di dar voce invece alle vittime di mafia, e quando intendo vittime di mafia penso ovviamente ai superstiti, ai parenti, che sono vittime tanto quanto coloro che sono stati uccisi nei nostri territori, e non solo. Ricordiamoci che la mafia non è un fenomeno purtroppo esclusivamente siciliano, ma arriva in tutta Italia e ben oltre, e ne abbiamo tristi testimonianze quotidiane attraverso i media di informazione. Certo. Ecco Mauro, possiamo ricordare la radio dove tu trasmetti, dove porti avanti questo programma? Sì, tra l'altro è anche un'occasione, io come tu sai, ne abbiamo parlato insieme, sono sempre speranzoso, lasciami passare questo termine, ma credo sempre nelle sinergie, quindi davvero voglio ancora ringraziarvi per questa opportunità, perché questo è fare squadra, è fare sociale. Noi qui trasmettiamo sui 102 FM Radio Inema, siamo comunque in streaming come ormai tutti, e quindi basta cercarci su Facebook Radio In 102 e troverete tutte le puntate. È molto bello, questo piacere di raccontarlo, perché per noi è stato emozionante e ci ha dato anche tanta forza. Abbiamo condiviso ad esempio quest'ultimo ciclo con quotidiano Antimafia 2000, il quotidiano L'Ora, mandando in diretta le puntate anche attraverso i loro mezzi, attraverso i loro social, e quindi anche qui si è fatta squadra. Allora forse, come spesso si dice ed è vero, lo strumento giusto per sconfiggere quei fenomeni di criminalità organizzata è quello di far squadra, quindi cominciare a non sentirsi soli, e soli non lo siamo. Poi, come ha più volte detto anche il questore di Palermo, Renato Cortese, che è stato nostro ospite in diverse puntate, forse non c'è mai stato un momento migliore come quello che stiamo vivendo in questi anni per prendere una posizione ferma, perché le istituzioni lavorano, gli inquirenti stanno lavorando bene, c'è un'azione di controllo e monitoraggio del territorio importante, e c'è una... Ora non vorrei sembrare retorico nel dire che c'è una rivalsa e un senso di libertà, di riacquistare la propria dignità da parte dei cittadini, perché può sembrare retorica, ma ti assicuro Massimo che non è così. A Palermo in particolar modo, posso parlare per la mia città di cui ho conoscenza quotidiana, questo senso, questa voglia di ritrovarsi, di ritrovare la propria comunità c'è davvero, e si vede in tante piccole azioni che ogni giorno possiamo incontrare nel nostro prossimo, come in strada, uscendo, nel volontariato che, come dicevo prima, qui è davvero presente. Noi abbiamo tantissime associazioni che si occupano ad esempio dei senza tetto, che purtroppo a Palermo sono tanti, come in tutte le grandi città, come nelle metropoli italiane, e anche qui questo è un modo di fare legalità, mettersi insieme, prendere il proprio tempo per principi, per valori nobili, per principi che sono legati all'associazionismo, al territorio, alla comunità, quindi ricominciare a sentirsi parte di una comunità e non più soli, credo sia forse l'azione più importante che possiamo fare di contrasto alla criminalità organizzata, che vince invece lì dove c'è il senso di abbandono, il silenzio, l'isolamento. Esatto, verissimo. Ecco, tu hai parlato di fare squadra, magari potremmo fare squadra anche qui con l'Alto Adriatico, con il nord-est d'Italia, collegandoci proprio con Palermo e magari ecco, amplificando queste vostre trasmissioni sui nostri circuiti radio televisivi al momento via internet, che poi abbiamo anche... Assolutamente sì Massimo, io voglio prendere questo nostro collegamento telefonico come un buon inizio, come un brindisi augurale, se possiamo dire così, tra emittenti diverse che cercano di mettersi insieme per diffondere al meglio i contenuti di trasmissioni che purtroppo,
Massimo, non perché noi siamo più bravi, ma perché purtroppo la logica commerciale vince troppo spesso, purtroppo sono sempre meno, e quindi bisogna tornare invece a fare quelle trasmissioni che danno al cittadino la possibilità di riflettere su tematiche importanti, che danno al cittadino la sensazione di non essere solo. Non solo il cittadino comune che pensa, e ripeto, pensa di non vivere il problema che può essere, come abbiamo detto prima, della criminalità organizzata, perché non è così, perché la criminalità organizzata tocca tutti, anche chi non è direttamente coinvolto. Basti pensare al danno economico, alla distruzione sociale e commerciale di un territorio quando c'è il fenomeno delle estorsioni. Quindi nessuno è veramente salvo, anche se non è toccato direttamente, c'è un'aggressione che tocca la collettività. Allora in questo senso fare squadra, tornare a fare questi programmi, come dicevamo prima, che hanno un fine sociale, un fine modesto, che è quello di informare, ma ancor meglio, se me lo consenti, semplicemente di dar voce, perché poi questo fa la radio è voce, dà voce. Allora impariamo a dar voce a quelle persone che hanno fatto scelte giuste, e voglio non dire eroi, perché io personalmente non credo nella figura dell'eroe, che secondo me è pericolosa, perché rischia di allontanare il comune cittadino che, non sentendosi eroe, magari non intraprenderà determinate azioni. Allora va ricordato, hai detto bene tu, proprio l'altro giorno abbiamo celebrato nuovamente, abbiamo celebrato la nuova commemorazione della strage di Via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Postellino e i uomini della sua scorta. E io non li racconto mai come eroi nel mio programma, li racconto come persone, come cittadini, fatti di debolezze, fatti di quotidiano, di paure, di ansie, di aspettative, che però hanno avuto la forza, il coraggio, la correttezza morale di fare la scelta giusta al momento giusto. E questo è emulabile, Massimo, questo è qualcosa che possiamo fare tutti noi, nessuno escluso, ognuno di noi può fare la scelta giusta. Non tutti possiamo essere eroi, ma non serve essere eroi per cambiare la nostra vita e il nostro futuro, io credo. Certo, no, sono d'accordo. Ti volevo fare un'altra domanda, ecco, i palermitani come vedono queste ricorrenze? C'è partecipazione? Cosa dicono? Ad esempio, qui nel nord-est pensano che la mafia sia un problema del sud Italia. Mi viene da ridere, perché qui è pieno praticamente di... Hai detto bene, hai detto proprio bene, e ti ringrazio perché mi hai fatto anche una domanda molto interessante che dà possibilità di fare riflessioni importanti. Allora, intanto hai detto bene, chiudiamo la tua ultima frase: la mafia non è solo Sicilia, che l'ho detto prima, lo ripeto, purtroppo è un fenomeno diffuso a livello nazionale ed internazionale. Salendo su della Sicilia, non c'è bisogno di raccontare le vicende calabresi, ma continuando a salire fino al nord, dove non vediamo, ovviamente nessuno vedrà la mafia del comune immaginario che è l'uomo con la coppola o la lupara, ma è peggio, perché è una mafia che è subdola, è una mafia che si infila nei tessuti economici, e quindi è difficile da gestire, è difficile da capire, da vedere, soprattutto per il comune cittadino. Al contrario, fortunatamente gli inquirenti stanno facendo, ancora lo dico con piacere, un gran lavoro. Per quanto riguarda l'affluenza dei palermitani, o meglio, come tu mi hai chiesto, come il palermitano sente queste ricorrenze? Beh, questa è una domanda che mi piacerebbe girare ad ognuno dei palermitani, ma se ti devo dire la mia opinione, io credo che dovremmo essere un po' più partecipi. Vediamo con grande entusiasmo moltissimi ragazzi che vengono da fuori. Proprio l'altro giorno in Via D'Amelio c'erano ragazzi quasi da tutta Italia, c'era rappresentato un po' tutta la nazione. I palermitani forse non sono tanti quanti dovrebbero essere, non voglio dire che siano pochi, ma mi fa paura un po' quando vedo pochi palermitani, perché dico, ma forse ci siamo assopiti, forse abbiamo accettato, forse ci siamo abituati a qualcosa che ormai è andato, è successo, e quindi dobbiamo guardare avanti. Sì, certamente dobbiamo guardare avanti, ma non possiamo dimenticare, e non parlo di ricordo, Massimo, parlo di memoria attiva, parlo della capacità di far sì che il ricordo di una strage, di un omicidio, perché non sono soltanto i due giudici di cui parliamo ogni anno, il 23 di maggio e il 19 di luglio, ma sono purtroppo quasi mille, più di mille le vittime di mafia. Per non parlare poi, permettimi di ricordarlo, dei 112, adesso sono 112 bambini riconosciuti come vittime di mafia, e di tutte le donne che sono vittime di mafia, perché
vogliamo partire dalla nostra cultura, contatti luoghi comuni. Non è vero che la mafia non uccide donne e bambini, la mafia ha ucciso donne e bambini, sempre lo ha fatto dall'inizio della sua storia, e purtroppo credo che è qualcosa che continuerà a fare. E allora noi dobbiamo fare in modo che la presenza abbia un valore non commemorativo, ma di azione, di costruzione del futuro. In questo senso sicuramente dovremmo essere molto più presenti, per primi proprio noi palermitani. Non so dirti bene, Massimo, probabilmente una parte, spero una piccolissima parte, forse avrà ancora un po' di paura nel rivivere, forse sarà un trauma che non vuol rivivere, non lo so. Non voglio pensare che sia soltanto perché la Sicilia offre un mare, un sole splendido e invidiabile, ma che ci siano altri motivi. Forse uno di questi, plausibile, potrebbe essere la stanchezza. Mi spaventa. Se questo fosse vero, ti devo dire che mi spaventa molto. Ce ne sono tanti di palermitani presenti, ma ritengo che dovrebbero essere molti di più. Questo lo dico da palermitano con tristezza. Le istituzioni ci sono, questo è importantissimo perché rappresentano la città. Ci sono le categorie direttamente interessate, i sindacati di polizia, sempre presenti con un lavoro eccezionale sul territorio che va ben oltre il loro compito. Ci sono ovviamente le vittime che vengono sui luoghi in cui abbiamo visto morire grandi persone che si sono spese per il territorio. I cittadini ci sono, sì, ci sono, ma non mi stanco di dirlo, dovremmo essere sempre di più. Grazie, va detto invece a voi che dal nord scendete qui insieme a noi a commemorare quei giorni di quelle pagine nere in Italia che non va dimenticata, ma ne va fatta memoria viva, lo dico ancora. Sì, sono stati dei giorni sia per quanto riguarda la ricorrenza della strage di Via D'Amelio che quella di Capaci, molto sentiti, ecco, perché effettivamente l'Italia ha purtroppo un grosso problema che ramifica, lo chiamo problema per essere buono, perché sarebbe da dire ben altro, che ramifica anche nel resto dell'Europa, anzi anche a livello mondiale. Cosa volevo dirti? Ecco, volevo collegarmi, noi abbiamo parlato dei palermitani, insomma, della società, come vede, come partecipa a queste ricorrenze. I media nazionali, secondo te, fanno una corretta informazione o alla fine siamo sempre noi locali, no, del digitale terrestre regionale, che cerchiamo di portare avanti un'informazione di questo tipo? Io credo di non avere il diritto di rispondere sul lavoro di altri, sul lavoro di giornalisti, però se ne parla. Mi vorrei riallacciare a quello che dicevo prima, anche se in un altro contesto. Bisogna capire quanto si è schiavi di politiche economiche, di indirizzi che possono essere più o meno pressanti in una o in un'altra redazione, o semplicemente valutare quella che poi è la sensibilità delle persone. Non so, io credo che l'informazione ci sia, Massimo, se devo essere sincero, credo che ci sia sicuramente nelle piccole realtà, forse si può fare, si fa forse qualcosina in più, ma cioè, se ne parla nei giornali nazionali, se ne parla nelle TV. Il problema è quanto se ne parla, quando se ne parla, se se ne parla nella ricorrenza o c'è un'azione mediatica che ha un valore culturale, di sensibilizzazione sviluppato durante tutto l'anno. Questa è una delle domande che forse dovremmo farci, dovremmo porci tutti. E poi l'altra domanda è quanto la gente è disposta ad ascoltare, perché scrivere un pezzo meraviglioso e poi avere una platea di lettori che magari non è pronta a recepire quel pezzo, a coglierne il significato e il messaggio, anche qui allora c'è da farsi una domanda: è un problema di comunicazione mediatica o è un problema di riorganizzazione della preparazione, della costruzione dell'individuo? In questo senso è detto, nelle scuole si fa un grandissimo lavoro di formazione sempre, tutto l'anno, in quasi tutti gli istituti si parla di legalità, si parla delle vittime, non solo, ripeto, di Falcone e Borsellino, dei giudici Falcone e Borsellino, ma di tante altre vittime. Spesso proprio dei bambini si parla nelle scuole, che forse sono il mezzo migliore per far capire quanto i luoghi comuni siano dannosi nella costruzione dell'individuo e della società. E quindi nelle scuole se ne parla, nei media se ne parla, questo purtroppo, come vediamo, non è sufficiente, l'impegno deve essere maggiore da parte di tutti. Io non credo che
sia un'eventuale critica, che ripeto io non sono assolutamente titolato a fare. Credo che però, come tu hai ben detto, bisogna analizzare una serie di azioni, di strumenti, ecco, scusami, non mi veniva il termine, di strumenti che abbiamo oggi in campo, e capire come valorizzarli al meglio, capire soprattutto qual è il linguaggio più adatto per l'interlocutore che abbiamo, non limitarci a dare il ricordo, la notizia sulla ricorrenza, ma magari scendere un po' più dentro. Si è parlato molto in questo periodo della sentenza del Borsellino Quater, che ecco, segna sì, infatti, un infatti, profondo. Ecco, infatti volevo arrivare a questo, no? Potremmo quindi concludere con una speranza, due sentenze che parlano chiaro. Beh, guarda, io ti dico la mia opinione da libero cittadino, al di là di quelle che saranno, di quelli che saranno i dati gradi di giudizio in relazione alle condanne, una cosa è certa: possiamo finalmente omettere quella sgraditissima parola della probabile trattativa. Questo è un dato di fatto, non è più in discussione. Poi le condanne negli altri gradi di giudizio sappiamo bene che possono variare o stravolgersi del tutto, ma non era questo. È importante, la cosa molto importante è che abbiamo assodato che la trattativa c'è stata, non un ultimo, abbiamo sentito in questi giorni in tutti i media nazionali qui, ecco, abbiamo trovato la risposta alla domanda, ne parlano? Sì, ne parlano, certo che ne parlano, abbiamo sentito attraverso anche i grandi network le dichiarazioni di Chiametta Borsellino e non solo le sue ma tante altre, e abbiamo visto come la gente, il popolo, e qua credo veramente che possiamo dire il popolo, tutti vogliono adesso la verità, quella verità che tanto è stata chiesta, tanto è attesa e tanto è meritata da, soprattutto da chi ha perso cari, da chi ha perso parenti, da chi ha perso amori, figli, padri, ma permettimi, è meritata dalla comunità, perché il danno, lo ripeto ancora, non è mai solo di chi è direttamente coinvolto, ma è dell'intera comunità. Quando viene ucciso un bambino, Massimo, ricordiamo ai nostri ascoltatori, bisogna chiedersi, come lo devo chiedere io, te lo devi chiedere tu, te lo deve chiedere chi ci sta ascoltando, ma a me cosa è stato tolto? Quel bambino crescendo, quale vaccino avrebbe inventato? Quale azione buona avrebbe fatto? Quale persona avrebbe aiutato ad attraversare la strada? Quale povero avrebbe teso la mano? Quale danno ha causato al sistema in cui io vivo? Se noi non cominciamo a sentirci parte di qualcosa di più grande del nostro orto, in cui cerchiamo convultamente di costruire serenità fittizia, e non capiamo che siamo obbligati a interagire con il resto del mondo e con le altre persone, allora non lo risolveremo mai il problema, non capiremo mai cos'è che non funziona e continueremo a avere responsabilità esterne a noi. Le prime responsabilità sono le nostre riflessioni, le nostre azioni. Certo, è un ragionamento, una riflessione che, come si suol dire, non fa una piega, condivido al 100%. Ecco, un'ultimissima domanda: le prospettive in futuro con Radio In e con i vostri programmi, le vostre iniziative, Mauro? Ma, posto che questa sera, ripeto, spero possa essere anche l'inizio di una bellissima collaborazione, io credo riprenderò, come ho fatto gli altri anni, il programma in settembre, continuando a centrare sulla rubrica della legalità, alla legalità maggiori sforzi, continuerò la rubrica che ho il piacere di condurre in sinergia con l'Università di Palermo, con la Scuola Politecnica quest'anno, per raccontare come poi l'ingegneria, in questo caso faccio un esempio, venga ritrovata nella vita quotidiana di ognuno, e da lì parlare di sviluppo sostenibile, parlare di economia circolare, perché sono tutti temi fortemente collegati. Sempre per quello che dicevamo prima, non c'è una parte di questo pianeta in cui noi possiamo sentirci esclusi da fatti esterni, non c'è, non esiste. Lo sviluppo sostenibile è un principio su cui dobbiamo costruire il nostro futuro, altrimenti non ci sarà un futuro. Ma credo, Massimo, che questo sia una riflessione che vada bene per qualunque argomento, che è proprio quella su cui si basa il principio di sviluppo sostenibile, e cioè riuscire a creare sviluppo garantendo le stesse opportunità alle future generazioni. Questo è il principio su cui si basa lo sviluppo sostenibile. Questo vale per qualunque argomento. Se noi non facciamo tesoro di questa considerazione,
cui poi è nato un principio che sta rivoluzionando il mondo, nelle nostre piccole azioni quotidiane, beh, serve a poco. La cosa brutta è che quando diciamo queste cose, spesso cadiamo nella retorica o veniamo fraintesi come coloro che stanno facendo un discorso retorico, perché a volte è anche vero, le debolezze umane ci sono, io per primo ne ho tante, e non sempre riusciamo a essere coerenti con i nostri principi, ma forse già diffondere, condividere questi principi potrebbe essere un buon inizio. Certo, assolutamente sì. Allora guarda, da settembre, quando sarà da ottobre, con noi qui nel Nord-Est hai una porta aperta, benvengono tutte le forme di collaborazione. Io ti ringrazio molto Mauro Faso per queste spiegazioni, per queste riflessioni, spero quindi a presto, ti auguro grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori, quindi un saluto a tutti, buon lavoro soprattutto e buona informazione, che è quello di cui tutti abbiamo gran bisogno. Certo, assolutamente, le emittenti unite, associate su queste tematiche, che penso questa sia la formula giusta, la formula vincente. Grazie Mauro, è proprio vero. A voi, ciao a tutti. Grazie, grazie. Allora stacchiamo il collegamento con Mauro Faso da Palermo. Noi riprendiamo qui da studio, sono le 22:29. Prima però di dare la parola, diciamo così, alle notizie, perché abbiamo delle notizie importanti questa sera, delle notizie urgenti da dare con degli aggiornamenti, ecco, vorrei sentire così un'opinione anche dal nostro editore Rosario Moreno, che so che è collegato col mio studio, la regia centrale è collegata con il mio studio, quindi potremmo tutti sentirlo, che non è male, insomma, perché lui ha sempre delle cose importanti da dire. Allora Rosario, ci sentiamo. Io ci sono, Massimo, ci sono, buonasera. Bene. Allora, una tua opinione in merito a questa riflessione molto bella direttamente da Palermo. Aspetta un attimo che ma riflessione è molto bella, perché vuol dire, io sono contento quanto ci sono radio trasmissioni che parlano di sociale, parlano dell'antimafia, parlano della, diciamo, di quello che ci capita attorno e dà informazione alla gente. Io gioisco sempre, qualsiasi sia l'emittente, tant'è vero, noi ne parliamo sempre, parliamo anche di altre emittenti radio televisive, proprio quando fanno queste cose, proprio per sponsorizzarle, per cercare di farle conoscere per quanto ci riguarda, perché l'importante non è essere sempre in primo piano tu, ma è la notizia che deve essere in primo piano, è l'informazione che deve essere in primo piano, la persona è relativa, secondo me, insomma. Sì. Questa è. E mi è dispiaciuto soltanto una cosa, che per problemi tecnici, insomma, l'audio non era al top. Chiedo scusa ai nostri amici che ci stanno ascoltando, però insomma si è sentito tutto e si è capito benissimo tutto il pensiero di Mauro Faso. Sì, sì, d'altronde noi praticamente siamo con i mezzi che ce li autofinanziamo, quindi è anche troppo quello, scusa se mi permetto, è anche troppo quello che facciamo. No, comunque ecco, so che si è sentito bene, controllavo anch'io l'audio, quindi l'importante è che si capisca. Questo è importantissimo, Massimo. Comunque certo. Ben vengano tutte le collaborazioni dove la notizia è al primo piano, che deve essere portata a quanto più persone possibile. Il nostro pensiero è sempre quello, Massimo, giusto? Certissimo, anzi a tale proposito, per potenziare proprio l'informazione, l'idea sarebbe anche quella di poter aprire, come si diceva prima, aprire la porta ai programmi di Radio Ine, cioè ai programmi condotti, curati da Mauro, e quindi poter qui nel nostro diciamo, gruppo, no? Piccolo gruppo mediatico, poter avere uno spazio che potrebbe essere anche quello di osservatorio antimafia. Massimo, guarda, noi c'è, tu, noi, insomma, io, tu, perché poi del resto siamo sempre io, Massimo, Bonella e Moreno, insomma, capito? E Saiuz, siamo in 2 in 5, no? C'è una persona che diceva un ettrino, noi siamo 2 in 5, no, scherzi a parte, insomma. Noi già abbiamo per esempio la collaborazione con per la trasmissione qui Pianeta Terra, per esempio, che è un'altra trasmissione sul sociale. Ben venga questa collaborazione, che se Mauro Faso
ci passa le notizie, ci passa le trasmissioni, ci permette di poterle mandare in onda e poterle mandare in onda anche noi, e volendo anche, se vanno in diretta eccetera, poter usare insomma la loro diretta per ripetere il loro segnale, insomma. Quindi noi siamo aperti a queste collaborazioni, per l'amore del cielo, se lo sai. E ti ripeto, Massimo, non esiste, c'è la persona, non è in primo piano, è la notizia, l'informazione che deve essere in primo piano, non la persona. Quindi certo, chiunque la dica, mi sta bene, l'importante è che venga detta. Certo, esatto. E quindi andiamo, ecco, a riprendere un po' le belle maniere, no, degli anni Ottanta, quando eravamo tutti in ambito locale, dove ci poteva anche, ci si scambiava i programmi o ci si collegava a più emittenti, ad esempio per amplificare un evento musicale, mi viene in mente una volta qui a Mestre. Ecco, e quindi andiamo a rivedere quelle bellissime abitudini e ce le portiamo dagli anni 80 agli anni 2000 tranquillamente. Allora, guarda, se non hai altro da aggiungere, io partirei con degli aggiornamenti. No, l'unica cosa volevo dire ai nostri amici, se mi permetti Massimo, è questo. Fra il test del nuovo Media Center è già ripartito e lo trovate su sciusmedia.it per chi si collega col proprio browser via internet dal computer. Però volevo soltanto ricordarvi, insomma, ho postato appunto un mio articolo su sciusblog.it per parlare di questo Media Center, perché adesso con l'app di Embi, diciamo del server, noi siamo presenti anche sulle smart TV, sui tablet, su iPhone, insomma su tutta questa gigi infernale che ci sono adesso, ma soprattutto, e io sto facendo dei test appunto sul mio televisore, dove ho un decoder perché la mia televisione non è smart TV, però si collega a internet con TeamVision, quindi con TeamVision ho scaricato l'app, mi guardo non solo le nostre puntate registrate che abbiamo mandato in onda, mi guardo le dirette sulla televisione di casa e anche quelle emittenti, quelle piccole emittenti, Massimo, sempre quel progetto locali, che io riesco, insomma, trovo, reperisco un po' per la rete e le metto in questo Media Center, in modo che chiunque possa andarsi ad ascoltare un TG di Video Calabria, oppure di Rete 3 DGS se ritorna in auge perché adesso è ferma, oppure di Televomero, di altre piccolissime, cioè piccole emittenti, sono emittenti in realtà locali, dove insomma da poter offrire un servizio a tutti i nostri amici. Però la cosa importante è le nostre dirette, le web radio da ascoltare sulla televisione, le web TV da vederci e poter rivedere le nostre trasmissioni, le nostre puntate live che vengono postate non su YouTube ma proprio sul nostro Media Center. Le postiamo anche su YouTube ma andiamo sul nostro Media Center, anzi su questo mio articolo sul blog in due righe dico qualche cosa anche sulla problematica che abbiamo avuto con YouTube. Massimo, ti lascio la linea perché sono 22:36. Sì. Problematiche poi anche la stessa Pandora TV aveva avuto, e qui invece bisogna organizzarsi con i nostri impianti, ecco, non aver più bisogno di altri soggetti che poi alla fine sono gli editori. No, gli editori siamo noi e decidiamo noi che programmazione fare, come, eccetera. E quindi, se ho ben capito, tu hai detto una cosa molto importante, semplificando un po' quella che è la parte tecnica. I nostri ascoltatori, diciamo che un domani, prossimamente, già adesso c'è questa fase sperimentale, potete vedere Sirius TV col vostro televisore di casa, un po' come quando si vedono le altre televisioni, le digitali terrestre o via satellite. In più c'è anche queste piattaforme online, Media Center, appunto. Ecco, ricordiamoci il sito internet se qualcuno volesse già andare a vedere. Si possono collegare anche dal televisore di casa su sciusmedia.it. Però se vogliono si possono scaricare l'app Embi con la Y finale e all'interno di Embi trovano RST Sirius Pianeta OGTV, ci trovano e se lo memorizzano come app sul proprio televisore e dopo fanno quello che vogliono.
Basta cliccare sull'icona ospite senza mettere password, proprio cliccate sull'icona ospite, entrate dentro e avete il nostro mondo. Perfetto, questa è una ottima notizia che ci spone anche ad andare avanti con voglia di fare, perché insomma le prospettive da posto in gioco è molto interessante. Sono le 22.38, questa, cari amici, come avete capito, è Radio Saius TV. Io sono Massimo Bonella, alla regia centrale Rosario Moreno, che è anche l'editore di Radio Saius TV. Andiamo avanti dunque con degli aggiornamenti importanti dalla Grecia. Ci sono degli incendi terribili, si aggrava purtroppo il bilancio, le autorità indicano 74 morti e oltre 550 feriti, tra cui 16 bambini gravi, ma il sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, teme più di 100 vittime, oltre 1500 le case bruciate, con la popolazione in fuga verso le spiagge. Elicotteri sorvolano le coste alla ricerca di sopravvissuti, oltre 700 persone soccorse in mare. Il governo non ha escluso l'origine dolosa e ha decretato 3 giorni di lutto. Unità di crisi Farnesina assicura: non ci sono connazionali tra gli irreperibili. Perché questa mattina, ecco, non si sapeva ancora com'era la situazione per quanto riguardava eventuali italiani che si trovano nel posto interessato da questi terribili incendi. Invece adesso ripetiamo la notizia: non ci sono connazionali tra gli irreperibili, almeno per il momento. Siamo in onda oggi 24 luglio alle 22.39, perché poi domani ci sarà la replica e quindi sicuramente la situazione sarà cambiata, perché questa è una notizia in corso. Speriamo che comunque rimanga invece stabile, diciamo che non ci siano eventuali novità per quanto riguarda i nostri connazionali. Ecco. Comunque, questo è veramente. Io non so, c'è gente che scappa verso le spiagge, verso il mare, con il fuoco che gli corre dietro, che hanno trovato, addirittura leggevo su altre testate, delle famiglie proprio carbonizzate, persone trovate abbracciate tra di loro. Quindi vi lasciamo immaginare che razza di apocalisse stanno vivendo queste popolazioni. Davvero una situazione tragica, terribile, che ha veramente dell'incredibile. Credo non sia mai successa una cosa simile. Allora, sono le 22.40, vediamo se ci sono, perché c'erano anche altre notizie importanti. C'è infatti il crollo di una diga nel Laos, ci sono morti dispersi, numerose persone sarebbero morte e centinaia risultano disperse in Laos all'indomani del crollo di una diga in costruzione nel sud-est del paese. La diga della provincia di Attapeu è crollata, sprigionando 5, pensate, 5 miliardi di metri cubi di acqua, inondati 6 villaggi con 6.600 persone senza casa. Chiudiamo qui questo nostro programma di approfondimento, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. La replica domani all'interno di Osservatorio Antimafia, Radio Science TV, radioscience.it, la vostra linea diretta con informazione. Da Massimo Bonella, grazie per averci seguito e buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, Eventi nel Mondo, trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.